La sentenza in primo grado, pronunciata stamani dal GUP Laura Benanti, non ha soddisfatto i legali della difesa. Tenuto conto dell'imputazione, ha dichiarato l'avvocato Ernesto Pino, difensore di fiducia di Francesco Grasso, non posso che dirmi soddisfatto. Se si considerano però le posizioni dei singoli coimputati, ha concluso Pino, sono sorpreso del fatto che non sia stata normativamente valutata l'assenza dai luoghi al momento del delitto da parte del Grasso. Prendiamo atto della riduzione della pena rispetto alle richieste del pubblico ministero. Ha commentato Enzo Iofrida, legale di Salvatore Musumeci e Francesco Cavallaro. A Cavallaro, avendo la recidiva reiterata, è stata applicata una pena più alta rispetto ad altri imputati incensurati. Tuttavia, non comprendo perché il giudice, ha proseguito Iofrida, pur escludendo le aggravanti di cui all'articolo 7 dei futili motivi, si sia tenuta più vicina ai massimi che ai minimi. Attendiamo le motivazioni per comprendere la logica della sentenza. Anche il difensore di fiducia di Alfio Nucifora e Francesco Grasso, Marisa Ventura, non si dice soddisfatta. Sotto il profilo dell'entità della pena, per essere un primo grado non siamo del tutto scontenti. Ma attendiamo, ha detto l'avvocato Ventura, naturalmente le motivazioni per comprendere quali margini ci siano in appello. Più diretto il legale Andrea Gianninò, che assiste Mariano Nucifora. Ritengo che la sentenza sia profondamente ingiusta e attendiamo le motivazioni per capire quale sia stato il percorso argomentativo che ha portato a ritenere che tutti gli imputati abbiano concorso nell'omicidio, anche coloro che si sono allontanati dal luogo del delitto. Tutti i legali hanno già annunciato il ricorso in appello.